Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Polizia sempre più vicina ai cittadini grazie alla carta dei servizi. Sondrio città sicura, reati in calo. Caldo e afa, è in arrivo la tregua. Hollow Music Park, il futuro dei festival parte da qui. E poi lo sport. Comitato Fisi, Alpi Centrali, ecco la squadra regionale di fondo. Queste le notizie di oggi di Telesondrio News. Benvenuti. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo questa sera parlando dell'ultima operazione dei carabinieri di Aprica. Circa 1000 euro in monete e qualche banconota di piccolo taglio. Questo il bottino di due giovani protagonisti di una notte brava all'Aprica. Una serata movimentata che ha preso il via lunedì scorso intorno all'una di notte, quando un 21enne e una 18enne hanno forzato le casse di due giochi del neogiunto Luna Park, i raccoglimonete di 5 giochi per bambini collocati all'esterno di un esercizio pubblico e una bicicletta, tentando inoltre di forzare le macchinette videopoker di un bar del centro. I ragazzi, abituali vacanzieri di Aprica con un curriculum di precedenti, sono stati identificati grazie alla testimonianza dei residenti e denunciati dai carabinieri di Aprica. La Polizia di Stato presenta la sua attività attraverso un nuovo vademecum. La sicurezza non passa soltanto attraverso blitz ed indagini, lo sa bene la Polizia di Stato, che stamane presso la Questura di Sondrio, guidata da Gerardo Acquaviva, ha presentato la Carta dei Servizi, uno speciale vademecum in cui viene illustrata nei dettagli tutta l'attività amministrativa a disposizione dei cittadini, fondamentale per garantire la salvaguardia del territorio. È un atto dovuto nei confronti della collettività. I cittadini devono sapere i servizi che possono essere richiesti alla Questura e la Questura si impegna a fornirli nel più breve tempo possibile. Non tutti sanno infatti che l'attività amministrativa rappresenta ben il 50% delle azioni svolte dalla Polizia di Stato. È un'attività poco conosciuta ma naturalmente nota ai più e che si riferisce naturalmente a tutte le licenze, i permessi, i permessi di soggiorno, licenze per acquisto armi, passaporti, insomma tutta attività amministrativa che già viene svolta dalla Questura e questa volta abbiamo sentito l'esigenza di metterla per iscritto come guida proprio ai servizi resi. Diversi gli ambiti in cui si suddivide la Polizia, ciascuno dei quali offre dei servizi specifici. Tra questi è la Polizia Stradale, rappresentata da Roberto Del Maffeo, che proprio quest'anno celebra il 70° della sua fondazione. Tra i suoi compiti, prevenire e reprimere le condotte pericolose ed illecite sulla strada, verificare i reati sui documenti dei veicoli, ma anche degli enti che gestiscono i documenti di circolazione, rilevare gli incidenti e gli eventuali infortuni stradali, attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e attività di scorta sulle strade. Molto importante anche il ruolo esercitato dalla Polizia di Frontiera. Il responsabile Ignazio Di Paolo ha evidenziato come i controlli non avvengano più attraverso l'alta e valichi, bensì tramite pattuglie, presenti sulle strade di confine principalmente trafficate. Da non dimenticare la Polizia Ferroviaria e la Polizia Postale, quest'ultima impegnata nella repressione dei reati informatici e commessi su mezzi telematici, tra cui anche le carte di credito. Tra i servizi della Questura, invece, figurano l'ufficio di gabinetto, che attraverso l'URP crea un primo approccio fra utente ed istituzione. La divisione della Polizia Amministrativa Sociale dell'Immigrazione adibita al rilascio dei passaporti, 3.591, quelli registrati dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, delle carte di soggiorno, 4.476, e ai fogli di via, 75. A questo ufficio ci si rivolge anche per licenze e porto d'armi. E poi la Polizia Anticrimine, attiva anche presso l'ospedale di Sondrio. Particolarmente vitale è l'ufficio immigrazione, utile per il rilascio di permessi di soggiorno. Ha registrato 9.000 extracomunitari irregolari sul territorio e 820 profughi. La Digos attende invece a tutte le competenze di carattere informatico ed investigativo nelle materie che fanno capo alla Polizia di Prevenzione, con sezione informativa e investigativa. Quattro le sezioni che compongono la squadra mobile: criminalità organizzata, reati contro la persona, contro il patrimonio, pubblica amministrazione, infine antidroga e contrasto al crimine diffuso. Quasi 9 milioni e 700 mila euro per il programma degli interventi dell'accordo quadro per lo sviluppo territoriale di Sondrio.
Questa è la cifra deliberata da Regione Lombardia derivante dal versamento del canone idrico per l'utilizzo delle acque pubbliche. Circa la metà dell'importo verrà destinato alla gestione dei servizi utili alla cittadinanza per ovviare al prelievo forzato di risorse da parte dello Stato nei confronti della provincia di Sondrio. La rimanente parte dei proventi trasferiti alla provincia verrà destinata ad azioni che avranno ricaduta su tutto il territorio provinciale in diversi ambiti, tra cui il potenziamento e la riqualificazione del sistema viario, il risparmio energetico, la riqualificazione straordinaria degli edifici pubblici, il potenziamento delle infrastrutture e un incremento dell'offerta turistica territoriale. In provincia reati in calo e case più sicure, ma vediamo i dettagli nel servizio di Elisa Compagnoni. Il periodo clou delle partenze si avvicina, ma i sondriesi potranno lasciare le loro case al sicuro. A garantirlo è il questore di Sondrio Gerardo Acquaviva, che in occasione della presentazione della Carta dei Servizi ha tracciato un quadro generale sulla situazione dei reati in provincia. La buona notizia è che nell'arco temporale che va dal 30 giugno 2016 al 1 luglio 2017 i reati sono diminuiti del 16%. Nello specifico si registra un calo sempre del 16% per quanto riguarda i furti, mentre scendono a picco i furti presso le abitazioni, precipitati del 40%. In un anno sono passati da 337 a 198, con una media di nemmeno un furto a giorno. In calo anche le truffe informatiche, grazie anche alla diffusione di numerose campagne mediatiche e le rapine, scese persino del 50%. Unico leggero incremento lo registrano i furti negli esercizi commerciali. In conclusione, la nostra provincia rientra sempre nei vertici dei territori più sicuri a livello nazionale. I reati sono in costante progressiva diminuzione e in questo diciamo c'è un andamento nazionale, però c'è anche una componente locale perché i servizi di prevenzione e di contrasto sono sempre più intensificati e naturalmente sempre studiati, elaborati attraverso un'analisi rigorose che ci consentono di intervenire sui territori che naturalmente noi riteniamo che siano più abbisognevoli di attenzione. Naturalmente ciò costa molto impegno, molta attività e di questi risultati bisogna ringraziare naturalmente anche i cittadini perché hanno un livello di collaborazione all'altezza di una provincia molto progredita e con elevatissimo senso civico. È importante però non abbassare la guardia, ha precisato il questore. L'obiettivo è mantenere uno standard di sicurezza elevato. Il controllo deve essere garantito e mantenuto. Risultati importanti si conseguono solo con un livello di collaborazione, di organizzazione, di sinergie di tutte le altre forze di polizia che sono perfettamente raccordate anche grazie all'azione di coordinamento svolta dal prefetto. Un contributo straordinario di 40.000 euro. Questa è la notevole cifra destinata alla Fondazione Foianini da Regione Lombardia. Una testimonianza importante che premia il lavoro svolto dall'ente a favore del territorio e per il mondo agricolo locale. Determinante per questo risultato l'impegno dell'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava, membro anche del CDA di Foianini, che ha voluto riconoscere con questo intervento l'attività dell'ente di Via Valeriana. Ultime ore di caldo africano in provincia, per il weekend infatti attesa la pioggia. Termometri in tilt, afa insopportabile, temperature al di sopra della media stagionale. È una valtellina che boccheggia quella costretta a fare i conti con la straordinaria ondata di caldo che sta colpendo tutto il territorio nazionale. Una situazione con cui è davvero difficile convivere, che però, secondo il meteorologo Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, non rappresenterebbe un caso record per gli annali in provincia. Caldo record per, diciamo, per Sondrio? Direi di no, perché non ha raggiunto le temperature eccessivamente alte, cioè è rimasta sempre comunque al di sotto dei 35 gradi. Questo perché appunto l'ondata di caldo, benché abbia interessato anche il nord Italia, comunque proprio la zona alpina, è rimasta sempre ai margini dell'anticiclone. È un anticiclone che ha interessato soprattutto il centro Italia e la bassa Valpadana, ecco, cioè la zona più calda è stata quella, adesso si sta spostando lentamente verso il sud. Quindi le Alpi in genere, sono rimaste un pochettino ai margini dell'ondata di caldo, nonostante comunque sia veramente un caldo intenso e notevole, anche perché appunto in quota si registrano temperature davvero alte, ecco, quindi
stiamo parlando di valori massimi anche di 23-24 gradi a 2000 metri. E se il caldo torrido vi spaventa, niente paura. Secondo l'esperto, è in arrivo un'ondata di maltempo destinata ad abbassare la colonnina di mercurio. Nel weekend cambia abbastanza tutto, nel senso che già domani comunque comincerà a mostrare il primo segnale di cedimento sulle Alpi e quindi avremo già i primi temporaletti sparsi nel pomeriggio, soprattutto poi verso sera e la notte. E poi domenica passa proprio un fronte di instabilità su tutto il nord e sicuramente le Alpi saranno le zone più interessate, quindi anche la provincia di Sondrio nella giornata di domenica vedrà tempo parecchio instabile con acquazzoni temporali frequenti un po' per tutta la giornata fin dal mattino e soprattutto poi nel pomeriggio, poi dovrebbe migliorare verso sera e comunque questo porterà un notevole calo delle temperature soprattutto in montagna, si perderanno anche 10-12 gradi rispetto ai valori di oggi insomma. Ma l'instabilità che dovrebbe caratterizzare la prossima settimana non sembrerebbe destinata a funestare il cruciale appuntamento con il weekend di Ferragosto. Avremo probabilmente una prossima settimana abbastanza instabile, quindi diciamo un tipo di tempo diametralmente opposto rispetto alla stabilità di questi giorni. Avremo probabilmente anche già da martedì nuove possibilità di rovescio, equazioni temporali e diciamo che per il resto della settimana, quindi da martedì in poi, con temperature che si porteranno anche al di sotto della media del periodo. Quindi avremo insomma una settimana un po' instabile, anzi abbastanza movimentata. Poi diciamo che dal 12 in poi dovrebbe nuovamente rimontare l'anticiclone. Questa volta dovrebbe essere un anticiclone un po' meno caldo, quindi più un anticiclone delle Azzorre, quindi avere temperature che torneranno ad aumentare, ma non più su valori di questi giorni. Piste chiuse sul ghiacciaio dello Stelvio. Purtroppo il caldo fuori misura, legato alle scarse precipitazioni dello scorso inverno, hanno costretto la Sifas SPA, che gestisce gli impianti dello Stelvio, a prendere una decisione sofferta ma necessaria per ragioni di sicurezza: fermare l'attività da domenica 6 a giovedì 17 agosto. Durante la pausa verranno eseguite le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle piste, nella speranza che le temperature possano calare. EDM, rap e musica elettronica, protagonisti dell'Hollow Music Park. Il polmone verde di Sondrio si prepara a trasformarsi in tempio di EDM rap. È partito ufficialmente il conto alla rovescia per la prima edizione dell'Hollow Music Park, in programma il 2 e il 3 settembre prossimi, nell'inedita location del Parco Battesaghi. Un attesissimo party a cielo aperto che si preannuncia come un evento imperdibile dell'estate valtellinese, nato dall'intraprendenza di Thomas Lanfranchi, Andrea Terzaghi e Matteo Ambrosini, che ai nostri microfoni racconta la genesi della manifestazione. È nata dalla mancanza di eventi a Sondrio, veramente validi per i giovani. Quindi io e altri due ragazzi in primis abbiamo preso l'impegno di creare un evento di questa portata e poi ci è stata veramente data una mano da persone come Federico e altri nostri PR. L'idea è piaciuta molto e infatti siamo già arrivati all'incirca un migliaio di persone e manca più di un mese, quindi noi siamo felicissimi del nostro risultato. Un successo annunciato, assicurato da un cartellone degno dei grandi festival internazionali. Tra i 20 artisti protagonisti delle 30 ore di musica, anche nomi in arrivo da palchi prestigiosi come quello del Tomorrowland. Sicuramente ci saranno artisti a livello internazionale come i Marnik, ma poi come tanti altri come Mondo Marcio, Entix e molti altri ancora. Sicuramente ci aspettiamo che le persone si possano divertire con la loro musica. Imperdibili DJ set, incendiari esibizioni live, ma non solo. Per la giornata di domenica 3 si preannuncia un evento unico destinato a sconvolgere la placida routine del capoluogo con una travolgente esplosione di colori. Abbiamo voluto seguire la moda del momento, quindi creare un evento molto colorato, con Loli Color Explosion, che è un marchio molto famoso, e così da poter colorare Sondrio con polveri colorate, biodegradabili ovviamente. Accanto ad artisti affermati, sul palco del Parco Battesaghi troveranno spazio anche i DJ in erba grazie ad un contest ad hoc.
Abbiamo deciso di dare la possibilità di esibirsi anche a dei DJ emergenti di provenienza un po' da tutta Italia. Sul sito c'è questo contest aperto in cui bisognerà mandare un mix di una decina di minuti e i ragazzi potranno votare il loro preferito tra quelli che si possono visualizzare sul sito. Un evento organizzato da TMG Events in collaborazione con UDC ed Event Vision, destinato a rivoluzionare la scena musicale della nostra provincia. Noi siamo fiduciosi, dai risultati che arrivano sono previste probabilmente 3.000 persone. Cerchiamo di continuare così, e così con grandi soddisfazioni. E niente, manca solo un mese, noi siamo entusiasti e vi aspettiamo numerosi all'Hollo Music Park. Il progetto di implementazione della rete di telefonia mobile nel Parco Nazionale dello Stelvio sta compiendo grandi passi avanti. Il parco, a gestione della Regione Lombardia ed ESAF, ha infatti affidato un incarico per la pianificazione delle azioni di infrastrutturazione che verranno sviluppate nel triennio 2017-2019. Secondo Ugo Parolo, sottosegretario di Regione Lombardia, l'iniziativa risponde a molteplici obiettivi, a partire dal miglioramento delle condizioni di sicurezza, conseguente alla possibilità di un contatto immediato con le forze dell'ordine e di primo soccorso. La nuova rete permetterà inoltre il monitoraggio in tempo reale dei dati raccolti dai sensori di rilevamento distribuiti sul territorio. Sabato le corti storiche di Bormio si aprono al pubblico per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, la serata dei vini. Dalle 18 fino alle 23, via libera alle degustazioni lungo via De Simoni e il reparto Dosso Rivina. 14 le tappe previste, in cui le principali case vitivinicole valtellinesi prenderanno possesso di alcune corti storiche. Esperti e semplici appassionati saranno così invitati ad approfondire caratteristiche e particolarità del Sassella, del Grumello e naturalmente dello Sforzato, re dei vini valtellinesi. E poi musica, intrattenimento e tanti assaggi di deliziosi prodotti tipici, compresi amari locali, grappe, tisane della tradizione e formaggi. E ora la linea passa alla mia collega Elisa Compagnoni con le notizie dal mondo dello sport. Lo sport. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con il fondo. Il Comitato Fisi Api Centrali ha presentato la formazione regionale. Con il caldo di questi giorni, l'inverno è solo un vago ricordo, eppure per il Comitato Fisi Api Centrali di Cinnordico è già ora di pensare alla prossima stagione coi fiocchi. Nella giornata di ieri, la presentazione ufficiale della squadra regionale, nella quale rientrano numerosi giovani di interesse nazionale. L'appuntamento, tenutosi presso la sala consiliare del comune di Val di Dentro, ha visto come grandi protagonisti ovviamente i ragazzi, che si sono presentati mettendo in luce gli ottimi risultati conseguiti durante la passata stagione. 21 in totale le future promesse degli scistretti, fra le quali figurano numerosi valtellinesi, tra questi Vittoria Zini, Alice Antonioli, Francesco Manzoni, Michele Gasperi, Luca Compagnoni, Niccolò Cusini e Andrea Gaglia. A fianco a loro hanno presenziato anche gli amici del Comitato Lazio, presenti in raduno in Alta Valle per la preparazione atletica. Preparazione che ovviamente sta conseguendo anche il gruppo giovanile, ora guidato da Daniele Compagnoni, ex fondista azzurro in forza all'esercito, che da quest'anno dovrà sostituire il coach Renato Pasini. Nel corso dell'incontro, Compagnoni ha messo in evidenza i tanti obiettivi stagionali, tra i campionati italiani di categoria e la speranza di qualche convocazione in gare internazionali come Coppa Europa e Mondiali Juniores. La preparazione si appresta dunque ad entrare nel vivo. I ragazzi, ha continuato Compagnoni, dopo qualche settimana di pausa, si ritroveranno per un altro raduno a Forni a Voltri in Friuli Venezia Giulia, in cui verrà testata la loro condizione con delle competizioni di skiroll, sempre utili per mantenere il gesto atletico della disciplina. Ma per verificare a fondo i frutti dell'allenamento estivo bisognerà attendere il mese di ottobre, quando verranno eseguiti i test funzionali presso la medicina dello sport dell'ospedale di Sondalo. Da lì in poi si inizierà a fare sul serio, ritornando sugli sci prima allo Stelvio e poi a Livigno, per poter giungere al meglio in vista delle prime competizioni in calendario che si svolgeranno a Santa Caterina Valfurva. Ed ora invece passiamo allo sci alpinismo. Sono 6 valtellinesi che faranno parte della Nazionale Azzurra di sci alpinismo in vista della prossima stagione 2017-2018. Nella giornata di ieri il presidente della FISI Flavio Roda
ha deliberato i nomi di chi farà parte del team guidato anche quest'anno dal direttore tecnico Stefano Bendetti e dal tecnico responsabile giovanile di Bormio Davide Canclini. Nella formazione senior maschile confermati i due leader della scorsa stagione di Coppa del Mondo, ovvero Robert Antonioni e Michele Boscacci, mentre per quanto riguarda le categorie giovanili troviamo i nomi di Niccolò Canclini e Giulia Compagnoni fra gli Under 23, fra gli junior invece quelli di Andrea Prandi, Stefano Confortola e Giulia Murada. Ed ora invece passiamo alla corsa. Uno shuttle per tre alla settima edizione del Mirtillo Running Sprint, di scena ieri sera a Rasura, a cornice della tradizionale sagra della Bacca Blu. Sam maschile hanno vinto ad exequo Lecchese Eros Radaelli e il bormegnese Marco Leoni, con finish time di 4 minuti e 55 secondi. Nella gara rosa la campionessa europea di mountain running Emmy Collins ha polverizzato il precedente primato femminile di Elisa Sortini, stoppando l'orologio sul tempo di 5 minuti e 31 secondi. E questo non è stato l'unico record a saltare. Ancora prima del via, gli uomini dello Sport Race Valtellina hanno infatti festeggiato un nuovo primato di presenze con 172 atlete ai nastri di partenza. Ha completato il podio maschile Mirko Bertolini, mentre al femminile si sono aggiudicate il secondo e il terzo posto Sara McCormack e Ramona Ipra. E con questo si conclude il nostro notiziario, a risentirci alla prossima edizione. E con lo sport si conclude il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a rimanere sintonizzati sui nostri canali, dove dopo il telegiornale delle 20.15 andrà in onda Giorgia Mildred e a seguire Gianni e Pinotto. Buona serata e buon weekend!